sul mio canale nuovo video sulle scoperte e colpi di fulmine dell'ultimo periodo. Allora, ho parecchi prodotti che ho scoperto e che non ho mai visto su nessun canale, sono proprio recenti. Parto dalla prima, che devo dire mi ha colpito tantissimo. È una mousse detergente viso della Roberts, perché la marca è questa, ed è quella all'acqua di rose. Allora, è particolare, io amo molto le mousse detergenti, le ho scoperte forse negli ultimi anni, prima non le utilizzavo e devo dire che ne utilizzo sempre più e ne termino altrettante. Questa è una classica mousse detergente, ma ha una particolarità, ovvero il tipo di erogazione. Se riesco a togliere il tappo vi faccio vedere. Allora, non so se notate, questa l'ho già utilizzata diverse volte, infatti vedete che è sporca. Allora, aspettate, vediamo se riesco a togliere. Allora, ha questa incisione, no? Che poi è la rosa. Cosa dovete fare? Dovete premere le due alette laterali per far fuoriuscire la mousse. È molto particolare, mi rendo conto che è unica, veramente una cosa che non avevo mai... aspettate, perché devo fare così, se no... Ok, adesso va bene, ho fatto uscire troppa, come potete notare. Esce comunque la mousse con, in teoria, vabbè, ora è uscita così, a forma di rosa. È veramente particolarissima, ha una consistenza, lo vedete già da voi, molto cremosa, molto, è buonissima. Ora aspettate, perché tanto qui ho un pannetto di quelli che utilizzo per il viso, che poi metterò a lavare, perché io li lavo spesso, così vi faccio vedere. Sembra tipo una schiuma da barba degli uomini e mi ricorda molto, come consistenza, come cremosità, quella di Herborist, che avevo preso, mi ricordo, da Sephora, che non so se esiste sempre, in realtà proprio sembra panna montata, mi fa impazzire. E quindi è un po' questa una novità. Aspettate che adesso sono tutta sporca, ovviamente, ma mi tolgo tutto. È una novità che mi sta piacendo tantissimo, quindi è una scoperta recente, e fatemi sapere se l'avete trovata, perché era la prima volta che la vedevo in giro. Ecco, l'ho presa da Acqua e Sapone, mi sembra questa, sì, però probabilmente la potete trovare anche da altre parti. Prodotto fantastico, poi sulla mia pelle è perfetta. Infatti, ecco, dice di poggiarla su una superficie piana per poter far fuoriuscire questa nuvola a forma di rosa. Fantastica, va bene. Un altro prodotto, sempre per il viso, ed è un detergente che ho utilizzato solo una volta, quindi ve lo dico, è un gel detergente detox, che nonostante sia forse più consigliato per una pelle mista, non so cosa c'è scritto qui, pelle da normali a miste, esatto, ammetto che mi è piaciuta, non mi ha seccato la pelle, non ho sentito la pelle tirare. Sicuramente la sfrutterò di più in primavera estate, insomma, quando farà magari un po' più caldo, anche se oggi già fa abbastanza caldo, però per dire. Questo è un gel detergente, appunto, viso detox, con olio essenziale biologico di lemongrass, acqua di fiordaliso biologica di Garnier Bio, scusate, non ve l'ho detto, la linea di Garnier biocertificata EcoCert. Vi lascio tutti i link, tutti i prezzi, tutto ciò che trovo da poter comprare online, ve lo lascio qua sotto. E è un gel, vedete, molto fresco, che dà subito proprio l'impressione di freschezza, e non mi ha tirato assolutamente la pelle, però considerate che l'ho utilizzato una volta sola, ok, però mi è sembrato molto interessante. Altro prodotto interessante, che fa parte poi insieme a altri prodotti di un video sulla vitamina C, ma lo sapete già che lo sto appunto organizzando, ma sapete che lo voglio organizzare bene, soprattutto un video del genere, è un prodotto che è un siero viso di Lab Care, che mi hanno inviato. È appunto un roll-on particolarissimo, questo non avervelo fatto vedere ancora se non su Instagram. È un roll-on mai visto, viso, quindi non roll-on occhi, proprio roll-on viso, alla vitamina C, quindi idratante, antiossidante, che dà pura energia, no? Vi faccio vedere come è fatto, io l'ho già provato.
Ho già dei problemi con i tappi, ok? E è un aereo, sì. È appunto un roll-on che rilascia il siero alla vitamina C. Quindi, insomma, ve ne parlerò insieme ad altri prodotti e mi piace da pazzi, veramente. Una bellissima scoperta, così come questa maschera, ve l'avete vista su Instagram. Io l'ho trovata su Amazon, dovete sapere che io e mio marito su Amazon compriamo veramente di tutto e di più. Lui soprattutto altre cose, a dire il vero, ma libri, dischi, musica, eccetera. E io ho un po' di tutto, tra cui questa. Io spesso cerco maschere, idratanti, eccetera, eccetera. Ho trovato questa. È in questa scatola, questo non è una scatola, è un flacone. Un vasetto di plastica, però plastica rigido, ha impiegato parecchio arrivare, tipo 2 o 3 settimane, però è arrivato perché arriva dalla Bulgaria. Allora, da Sofia, la marca è Ristina con la H davanti ed è una maschera per le pelli normali, ma io direi anche secche perché è perfetta, con l'estratto di rosa. Contiene anche, l'avevo letto da qualche parte, che è scritto un po' in... Allora, l'inci è brevissimo, ve l'ho scritto anche su su Instagram, anche su Facebook, perché poi... Allora, contiene acqua, caolino, zinco, rosa damascena water, quindi acqua di rosa damascena, grape, non me lo ricordo mai come... Vabbè, comunque, lo sapevo, ma non me lo ricordo. Comunque, camomilla, elastina. Ve lo faccio vedere, aspettate, eccolo qua. Questo è l'inci, fate un fermo immagine. Questa è la maschera che io ho già utilizzato 2 volte. È una maschera favolosa. Ha un profumo incredibile di rosa, tra l'altro, e quindi deve anche piacere. Ad esempio, la mia amica Manu non piacerebbe perché lei non lo ama particolarmente. Mi fa impazzire. Idrata veramente tanto, sapete che io ho la pelle anche che tende a disidratarsi, quindi ho bisogno anche di questo tipo di prodotto e quindi insomma le maschere mi vengono molto in aiuto. Ottima, quindi vi lascio il link di Amazon, non affiliato perché io non sono assolutamente affiliata, lo dico perché tante volte magari uno può pensare male. No. Questo è un prodotto secondo me nuovo perché io non l'avevo mai visto, cioè avevo visto i suoi fratelli, le sue sorelle, no, i suoi fratelli perché è un maschio, uno scrub. Oggi sono un po' pazzerella. Avevo visto quello verde, quello insomma vari colori, ma questo io non l'avevo mai visto e ho letto tra l'altro novità. Ora non so se poi lo sia veramente, per me è una novità. L'ho preso sempre d'acqua e sapone, direi, e l'ho provato una volta. È un esfoliante illuminante scrub Levi Garaviva la luminosità con 3 zuccheri fini più olio di semi d'uva. Dice che si può utilizzare su viso e labbra, così ho fatto, è tornato il sole, viva, perché ho una giornata un po' strana. Allora, mi ha colpito tantissimo. È uno scrub con tanti microgranuli, che poi sono gli zuccheri. Quindi se avete forse una pelle estremamente sensibile potrebbe non andare bene, ma ragazzi è pazzesco, pazzesco, pazzesco. Io poi vabbè adoro fare sfogliare la pelle, perché avendola comunque tendenzialmente secca ho bisogno di sfogliarla, almeno 2 volte a settimana lo faccio, poi a volte mi dimentico e quindi però questo è pazzesco, efficacissimo. Poi queste sono le scoperte. Sì, di cui non vi avevo mai parlato. Adesso passiamo ai colpi di fulmine, di cui forse vi ho già parlato, qualcuno forse più in passato, che sono diventati dei colpi di fulmine perché magari non li ho utilizzati subito, insomma, avete capito, e stanno per diventare dei preferiti. Questa me l'ha regalata la Manu a Natale e veramente la sto apprezzando tantissimo. È di Diego Dalla Palma, è la prima crema viso che utilizzo di Diego Dalla Palma. Se non i campioncini, ed è la linea Time Control crema antietà. È una crema antietà ridensificante che cosa fa? Nutre la pelle, la rende più compatta e la illumina. Quindi è un'antietà sostanzialmente.
sono 50 ml e mi sta piacendo tanto, davvero tanto, lo utilizzo alla sera alternandola ad altre, insomma, bellissimo pack, mi ricorda, forse l'ho già detto anche nel video in cui la mostravo, mi ricorda una crema viso di Corf, identica, stesso pack fatto così con il tappo nero, che mi è piaciuta tanto anche lei, e questa veramente, cioè, la utilizzo da boh, 15 giorni più o meno, sì, più o meno sì. È qualcosa di incredibile. È una crema, dico maschera perché è molto corposa. Per la mia pelle va benissimo. Si sente, si percepisce che comunque è una maschera anche da notte. Io penso che sia da notte, in realtà non c'è scritto. È una crema anti-età, ma sapete che io le creme anti-età, i prodotti anti-età li utilizzo esclusivamente alla sera perché lavorano poi di notte, no? Turnover cellulare, dico sempre le stesse cose, ma alla fine è così. Quindi grazie Manu per avermela regalata perché veramente la sto apprezzando tantissimo. Poi, altre novità sono quelle di, penso di avervene parlato, perché adesso non mi ricordo già più se ve le faccio vedere su Instagram. Non ho più memoria, ragazzi. Ecco, questo è poi, quello che vi voglio dire. Non ho più memoria. Sono due prodotti che ho preso da Primark, anche loro faranno parte del video sulla vitamina C, e sono questo detergente energizzante, quindi la utilizzo al mattino, ma comunque è un detergente, non è una crema, anche se poi questa è una crema, ma ve ne parlerò. Pazzesco, tra l'altro è anche vegan friendly, questo non significa che abbia un buon inci. Costa appunto, come vedete, 4 euro. Io l'ho presa da Rese, da Rese, eh sì. C'è scritto così, sì, cioè se c'è scritto l'euro vuol dire che l'ho presa da Rese. Allora, è un gel con microparticelle esfolianti che si può utilizzare su base quotidiana perché non è una vera e propria esfoliazione, cioè sì, esfolia ma in modo molto delicato, ecco. Illumina la pelle, io la utilizzo al mattino, ormai inizio ad avere la pelle sempre più luminosa perché sto utilizzando vari prodotti, no? Che piano piano rendono la pelle sempre più luminosa, sempre più bella. E questo è uno appunto di questi. Ottimo, veramente ottimo. Mi sta piacendo tantissimo. E non l'avrei mai detto perché, insomma, a un prezzo del genere uno dice: boh, lo provo, ma non so. Stessa sorte per questo è il Daily Boost, Super Booster Gel Daily Brightening Moisturizer, quindi è un antiossidante vegan friendly, anche questo con vitamina C, sempre 4 euro, quindi lo utilizzo non tutte le mattine, vado poi ad applicare la protezione solare. SPF 30 o 50, tipo stamattina l'ho utilizzato e ho applicato una SPF 30 di una crema di Lancôme, ad esempio, no? Tanto per dirvi, ma ho anche quella 50. Ma ragazzi, sono due prodotti ottimi. Ne parleremo nel video dedicato ancora meglio, no? Ne parleremo. Tanto ve li segnalo, o forse ve ne ho già parlato, non mi ricordo. Poi un altro prodotto che non c'entra niente con la vitamina C, ma che conferisce a dare luminosità, radiosità alla mia pelle è lui, ma ve ne ho già parlato anche di lui. È un siero che ho trovato da Boots e fa parte di un brand che è la Botanix. Questo è un siero incredibilmente concentrato, all bright appunto, with hibiscus, quindi con ibisco. Non è l'unico prodotto con l'ibisco di cui vi ho parlato, tra l'altro, mi è venuto in mente adesso. Comunque, è un siero Radiance Concentrate, sono 25 ml, l'ho preso appunto da Boots. Ora mi avete detto che Boots non spedisce più dall'Italia, sono rimasta malissimo perché io ero proprio convinta, in realtà spediva, adesso non spedisce più e sono rimasta brasata da questa notizia. Non che in realtà io non ho mai fatto ordini, però sapevo comunque, no, che Boots poteva spedire. Quindi, boh, non lo so. È un siero che utilizzo al mattino, l'ho utilizzato anche in una diretta su Instagram e avete notato la radiosità quasi immediata, che mi ha dato appunto questo prodotto. E è un prodotto favoloso che costa meno di 10 euro. Sì, assolutamente sì. Direi che con la skincare abbiamo terminato.
passiamo al make up. Allora, cosa indosso sulle labbra? Allora, indosso un prodotto novità e un prodotto invece che già utilizzo da parecchio, che è una matita Everlasting Color di Kiko, la numero 406. Io adoro queste matite, sono automatiche, le utilizzo anche come veri e propri rossetti. Questo è il colore, è un rosa, non so definirlo, un rosa bellissimo, un po' malva ma non proprio. Il rossetto è quello che ho comprato sempre a Londra, è uno dei due, perché in realtà ne ho due. Questo è il Rouge Fabulous, il numero 08, che è qualcosa di pazzesco. Ma i rossetti bourgeois sono... ho dei grossi problemi con le aperture oggi, un po' perché ho le mani con le creme, no, che ho... No, ma questo ha dei problemi, bene. Questo è il colore stupendo, che è quasi uguale alla matita, molto simile. Mi piace da pazzi, veramente un bellissimo rossetto, ottimo finish, un po' cremoso ma poi si fissa con la matita sotto. Poi bourgeois sono veramente ottimi questi rossetti, si trovano in alcuni Tigotà a prezzo pieno, però niente, non si chiude neanche più, boh, oggi così, no, si è chiuso. E li trovate online. Tra l'altro ho scoperto di recente un nuovo sito e lo lascio qua sotto. Vado veloce che passa il tempo. Prodotto fantastico, colpo di fulmine, lo indosso anche oggi, ormai lo indosso sempre, mi piace da pazzi, è molto naturale, è di MUA, ovvero Makeup Academy. Non so, io l'ho preso da Superdrug. Forse lo vendono su Macillalia o Mac Beauty. Fantastico. Questo si chiama Rouge Punch, mi fa impazzire, è un colore assolutamente naturale che grida primavera, un po' come anche il rossetto, ve lo metto qua a fianco, è completamente opaco e devo dire che in questo periodo mi piace, proprio mi piacciono questi blush opachi. Poi assolutamente vi voglio citare questi pennelli di Essence, che spero che voi li troviate, se non fisicamente online. Questo è il pennello che si chiama, ha un nome? No, non lo so. Comunque sono tutti e tre, questo lo utilizzo per il fondotinta, questo per sfumare, anche questo per sfumare, eventualmente c'è anche questo per il correttore. Cioè sono tre prodotti fantastici, tre pennelli fantastici. La palette di NYX che sto utilizzando tutti i giorni, perché io poi quando compro i prodotti li utilizzo, è la Ultimate Edit, questa Warm Neutrals si chiama, e è pazzesca, la utilizzo tantissimo veramente, magari non si vede bene la sfumatura perché ho la frangetta, però ho utilizzato questi ultimi due colori in particolar modo. Mi piace tanto questa palette, piccolina, compatta e ottima. E ultimo prodotto è questo di Revlon, che metto spesso come punto luce, diciamo, Color Stay Cream Shadow 700, non capisco mai, 730 o 750. Stupendo. Luminosissimo, si può ovviamente utilizzare anche come illuminante, come su tutta la palpebra, insomma, ha vari utilizzi e io lo adoro veramente, mi piace un sacco. Quindi queste erano un po' tutte le scoperte, i colpi di fulmine dell'ultimo periodo. Quindi spero che vi siano piaciuti, che abbiate scoperto nuovi prodotti insieme a me. Magari vi ho dato qualche spunto, fatemi sapere con un commento qua sotto, devo ancora rispondere ai commenti dello scorso video. Un bacio enorme e al prossimo video, ciao!